1 giugno 2001. Prende il via dall'isola pedonale del centro di Abano Terme il primo Grand Tour delle ville venete. Alle verifiche presso il Parco Magnolia, auto d'epoca di gran classe, equipaggi con concorrenti famosi, ma tutti attenti a controllare gli ultimi dettagli, attaccare i numeri di gara, prendere visione del roadbook e guardare con ammirazione i classici ed eleganti pneumatici Dunlop. La competizione figura nel calendario agonistico della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana come regolarità per auto storiche e prevede l'effettuazione nelle due tappe di ben 20 prove cronometrate. Che bello stare in mezzo a questi tipi di automobili in una bella regione dove si mangia bene, si beve bene, vedremo dei bei posti. Con che macchina corri qua? Con una Lancia B50, una macchina diciamo da sciuri, così insomma macchina da turismo. Quindi. Macchina da sciuri tu, invece tu hai ovviamente il piglio sportivo. Eh no, io ho la macchina da ricchi, io da sciuri ho un Ferrari 250, la macchina, non dico il prezzo, sennò me la rubano subito. La sera alla vigilia della gara presso il Teatro Congressi della nota località termale si apre ufficialmente la manifestazione con il concerto di benvenuto. Benvenuto e vi ringrazio di essere presenti a questa serata. Il maestro Luca Paccagnella dirige l'orchestra da camera su musiche classiche veneziane strappando un lunghissimo caloroso applauso. Sabato mattina di buon'ora viene dato il via alla prima tappa del Grand Tour Ville Venete. 300 km di gara toccando ville, castelli, città murate delle province di Padova, Venezia, Treviso e Vicenza. Dal centro pedonale di Abano Terme con il numero 1 parte l'auto più vecchia, una Lancia di Lambda del 1931 dell'equipaggio Grossi Grossi. Seguita con il numero 2 da un'altra Lancia, la Astura Cabriolet carrozzata Farina del 1934 di Orta Marasti. Tra la suggestione di scavi romani a Montegrotto Terme, per i concorrenti è già tempo di far scattare i cronometri per le prime due prove cronometrate, destreggiandosi tra i pressostati. Un trasferimento porta i concorrenti verso Noventa Padovana, dove inizia la Riviera del Brenta, e subito dopo a Stra, dove è previsto il primo controllo a timbro, proprio di fronte alla Villa Nazionale Pisani, forse la più famosa tra le innumerevoli ville allineate sulle sponde del Naviglio di Brenta. Un rapido attestato di passaggio proprio davanti al maestoso ingresso di questa settecentesca dimora. E poi via di nuovo lungo un'eccezionale concentrazione di nobili residenze che ad ogni ansa del corso d'acqua compongono un nuovo affascinante scenario sino ad arrivare praticamente alla laguna di Venezia. Un controllo a timbro è posto a malcontenta davanti la Villa Foscari realizzata dal Palladio nel 1550. Il caratteristico stile di Villa Tempio, che ci appare tra i salici, contraddistingue uno dei massimi capolavori dell'architetto veneto. Attraverso l'entroterra veneziano